Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Rosanna Banfi fa i conti con un'atroce malattia. Il papà Lino è disperato. Non pensava che potesse succedere a lei. Rosanna Banfi è la figlia del celebre Lino Banfi. All'anagrafe Rosanna Zagaria si è dimostrata una donna molto forte e determinata. Ha dovuto affrontare nel giro di pochi anni due grandi sofferenze: la sua malattia e la perdita della sua amatissima mamma. La figlia di Banfi, proprio come il papà, fa l'attrice. In molti se la ricorderanno nel suo ruolo in Un medico in famiglia, dove lei era l'infermiera dell'ospedale dove lavorava Lele e Lino Banfi era nonno libero, proprio il nonno che tutti vorrebbero. Ovviamente questa non è l'unica apparizione in TV di Rosanna, che per un lungo periodo però si è dovuta fermare per prendersi cura di sé. L'attrice ha due figli ed è sposata con Fabio Leoni. Tutti in quei momenti difficili le sono stati vicini e le hanno manifestato il loro grande amore nei suoi confronti. Una donna riservata che ha raccontato spesso la sua esperienza, anche e soprattutto per dare coraggio a quante donne sono affette da questa tremenda malattia e credono di non riuscire ad affrontarla. Un cancro al seno. Per Rosanna la diagnosi di cancro al seno arriva poco più di 10 anni fa e per lei in quel momento è cambiato tutto. Dai suoi racconti emerge come la parte peggiore della malattia siano gli effetti che la chemioterapia ha sul corpo. Rosanna ha iniziato a perdere i capelli. Il suo viso era gonfio. Insomma, non si riconosceva più. La donna si era accorta per caso di quella brutta malattia. Aveva semplicemente una pallina dura sotto il seno e allora decide di fare una mammografia. Un controllo fatto quasi per scrupolo. Invece le ha salvato la vita. Rosanna racconta che i dottori parlarono di un nodulo, un termine che all'inizio non si capisce e per questo motivo chiede un chiarimento. I medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro. Come non ti dicono tutto quello che ti può succedere quando fai la chemio? Grazie alle cure Rosanna è riuscita a guarire e per celebrare questo traguardo ha preso parte a Ballando con le Stelle. Anche se con il cuore infranto per la perdita di sua mamma. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.